darei la parola anche a Fabrizio Fassio del Secolo della Rete. Allora, io sono il Secolo della Rete, un gruppo che si è confrontato da lungo tempo sul problema della rete a livello anche internazionale, per cui il discorso adesso di questa iniziativa mi sembra proprio essenziale un po' per ribaltare anche i rapporti di forza che ci sono tra il discorso appunto di cui noi ci siamo sempre occupati, di progetti europei, progetti internazionali, eccetera, che hanno visto però dei livelli di partecipazione politica o di pressione estremamente diciamo non sufficienti per poter portare avanti delle cose, diciamo degli elementi essenziali di diritto, non solo dell'accesso, quel discorso che ha fatto Fiorella Di Cinghio sostanzialmente di arrivare fino a una partecipazione attiva nell'intervento sociale locale e quello nazionale. Il problema quindi che abbiamo rilevato è che, adesso io vi leggerò un documento che abbiamo preparato e che viene dal gruppo del Secolo della Rete, è diciamo di iniziare questa esperienza di impegno sul IUF come un elemento fondamentale un po' della democrazia continua di cui ne abbiamo parlato diverse volte, diciamo con un fatto che non sia quindi erratico una volta all'anno come le elezioni, ma qualcosa che possa continuare a livello sia locale sia nazionale ma anche internazionale attraverso anche questi lavori che si fanno a livello dei progetti internazionali, sia quelli europei, di cui generalmente la gente non sa, non conosce poi la ricaduta sui territori. Quindi vi leggo questo documento. Secondo solo volevo approfittare per salutare Giulio De Petra, uno dei responsabili, dei colpevoli di questa cosa che stiamo facendo noi qua oggi. Qui lo vedete a Montecitorio mentre faceva il suo intervento. Ecco. Allora, ve lo leggo. IUF Italia 2015 è importante per una ragione di metodo, perché porta fuori dai palazzi istituzionali la discussione sul governo di Internet e la fa vivere nei luoghi dove operano quelli che Internet provano a usarla tutti i giorni come strumento di cooperazione sociale e di produzione culturale libera. La storia dell'Internet Governance Forum e di quello italiano in particolare è infatti segnata pesantemente da una grande separazione tra l'ampiezza dell'impatto dei temi trattati e la effettiva rappresentatività sociale di chi li ha discussi. Gli effetti della governance di Internet riguardano miliardi di persone, ma della governance se ne occupano poche centinaia, che al massimo ne rappresentano qualche migliaia. Portare allora la discussione fuori dai palazzi istituzionali non serve soltanto a coinvolgere attori nuovi e più rappresentativi, ma anche a cercare di estendere il più possibile la consapevolezza che il governo di Internet riguarda tutti quelli che la usano. Ma IUF Italia è importante soprattutto per le questioni di merito, per i temi che vuole discutere, dal controllo sociale alla censura dell'informazione, dalla possibilità di accedere e riusare liberamente la conoscenza alle forme che deve assumere il governo della rete. Oggi questa discussione non è più la stessa di 10 anni fa, quando è iniziato il percorso dell'Internet Governance Forum mondiale, perché la rete, l'ampiezza e soprattutto le finalità del suo utilizzo sono profondamente cambiate. C'è una discontinuità da cui partire nella nostra discussione, una cesura profonda che carica di nuove e diverse responsabilità la nostra discussione. Viviamo in Occidente e non solo in un mondo iperconnesso. Milioni e milioni di cazzate
intasano ogni ora le reti esistenti e reclamano a gran voce una banda sempre più larga. Postare sempre più selfie sembra diventare l'unica prova della propria esistenza in vita. Pensavamo che grazie alla disponibilità delle reti si sarebbero presentati nuovi e affermati nuovi modelli di società. La realtà è andata nella direzione opposta. Invece di promuovere più cooperazione sociale, la rete si è affermata come la principale risorsa di una competizione senza esclusione di colpi, come il dispositivo abilitante per l'individualismo e il narcisismo più spudorato. Pensavamo che la rete avrebbe consentito una più larga partecipazione democratica alla vita delle amministrazioni e della politica. Al contrario, si è estesa la potenza e l'efficacia della comunicazione politica unidirezionale, l'uso compulsivo di Twitter, la sentiment analysis come parola della democrazia deliberativa, parodia della democrazia deliberativa. L'appropriazione da parte degli amministratori della competenza civica diffusa senza alcuna cessione di potere. Pensavamo che sarebbe stata possibile la libera riusabilità della conoscenza disponibile in rete. Invece regolamenti repressivi e nuove forme di diritti di accesso trasferiscono nel contesto digitale in forme spesso grottesche le vecchie leggi del copyright. Pensavamo che la ricchezza delle relazioni sociali avrebbe trovato nella rete un nuovo strumento per la sua espressione. Al contrario, le grandi piattaforme sociali sono lo strumento di forme inedite ed estremamente redditizie di sfruttamento economico delle emozioni, degli affetti e delle preferenze individuali. All'utilizzo della rete per organizzare la lotta politica anche nei contesti politici più repressivi si sovrappone la possibilità di un controllo sociale senza precedenti, che usa la profilazione delle opinioni e dei comportamenti individuali come strumento principale dell'esercizio del potere. Eppure, pur consapevoli che le cose sono andate in direzione opposta a quelle che avevamo immaginato, mille esperienze di cui siamo attori e spettatori ancora non ci fanno rinunciare all'idea che ci sarebbe un altro modo di usare l'enorme potenza del digitale. Sappiamo che in un altro contesto culturale, economico e politico radicalmente diverso da quello che ci è toccato vivere, queste tecnologie potrebbero dispiegare pienamente la loro potenzialità, le loro potenzialità positive. Da qualche parte conserviamo anche l'ingenua convinzione che proprio la loro disponibilità potrebbe rendere un po' meno impossibile questo modo altro. Ma come conservare questa speranza e renderla operante? Come non separarla da una critica necessaria e sempre più rigorosa della retorica digitale imperante che tracima da ogni palco di convegno e si attrezza per una disciplinata alfabetizzazione digitale di massa? Come rendere esplicito il conflitto possibile tra due modi diversi di utilizzare la tecnologia digitale o, come alcuni forse più giustamente dicono, tra due modi diversi di costruirla? E che cosa dunque nel governo della rete può aiutarci ad organizzare questo conflitto e a far prevalere il nostro punto di vista? E dalla risposta che sapremo dare a questa domanda che dipenderà non solo l'utilità del nostro incontro, ma soprattutto i suoi futuri sviluppi, la capacità che avremo di stravolgere con la nostra iniziativa la ritualità inconcludente dei futuri Internet Governance Forum, la capacità anche di denunciare il ruolo delle pratiche multi-stakeholder che sempre di più appaiono come metodi di occultare i conflitti possibili per negarne la necessità, per provare a comporre punti di vista che non sono più componibili. Ok, grazie. No, dicevo Giulio che non è potuto venire, purtroppo ha seguito tutta la fase di preparazione di questa iniziativa, però oggi per causa di forza maggiore non è riuscito a essere qui con noi.